Ah, io vorrei esprimere tutta la mia felicità per il fatto che sta crescendo qui a Favara una nuova classe di giovani, ma anche di meno giovani, che incomincia ad avere un rispetto maggiore per la proprietà comunale, che è proprietà di tutti e non è, come qualcuno pensa, proprietà di nessuno. Ho apprezzato moltissimo questo gesto fatto da alcuni cittadini che hanno ripulito il parco di Giufà, così come è avvenuto nei giorni scorsi anche con l'iniziativa promossa dall'assessore Emanuele Vita e dalle associazioni culturali e di volontariato che operano sul nostro territorio, a proposito del fatto che sono state imbiancate, diciamo così, lo spartitraffico di via Ugo Foscolo, e poi nei prossimi giorni la stessa cosa avverrà per lo spartitraffico di via Vittorio Veneto. Sono quindi fiducioso e ringrazio questi cittadini che con grande spirito di responsabilità, di abnegazione hanno reso accessibile questo parco Giufà. Diversamente le cose sarebbero potute andare diversamente. Però mi preme sottolineare e precisare una cosa. Il Parco Giufà, anche se è stato inaugurato circa un anno fa, non è ancora nella proprietà disponibile del Comune di Favara perché non è stata consegnata dalla ditta al Comune di Favara. Cosa che avverrà nei prossimi giorni, già ho parlato con l'ufficio tecnico, abbiamo già convocato l'impresa che ha svolto i lavori e il direttore dei lavori che ha seguito, diciamo, la sistemazione di questa bellissima villa Parco Giufà, e quindi nei prossimi giorni avverrà l'incontro ufficiale, nel corso del quale incontro sarà sottoscritto la consegna di questo Parco Giufà alla città di Favara e quindi all'amministrazione comunale. Questo è già di per sé, diciamo, l'altro elemento che volevo precisare, onde evitare che qualcuno, in maniera maldestra, qualcuno per la verità ci ha provato, mentre la stragrande maggioranza non l'ha fatto, di addossare responsabilità all'amministrazione comunale, al Comune di Favara, che non ne ha nessuna, perché fino a quel momento, ripeto, il parco Giufà non era stato ancora consegnato al Comune di Favara. Comunque sia, ripeto ancora per l'ennesima volta, grazie a tutti coloro i quali hanno ripulito il parco di Giufà.